Ascotrade, luce e gas, energia dalle nostre mani. Buonasera, buonasera, 21:18 in diretta su Rete Veneta. Avete visto nella sigla, abbiamo abbinato due grossi fatti di oggi, cioè la visita del ministro Toninelli a Venezia per le grandi navi e la Triveneta, la dunata Triveneta a Tolmezzo delle Penne Nere, con un fuori programma, e cioè un terremoto anche molto forte, 4 gradi della scala Richter, avvertito addirittura in Austria, Trieste, insomma in tutto il Friuli Venezia Giulia, e tanto spavento, tanta paura tra gli abitanti di Tolmezzo e i paesi vicini, perché hanno tremato, è stato un movimento sussultorio, quindi ballava un po' tutto e si sono spaventate moltissime persone. Per fortuna non ci sono notizie di danni alle persone e agli edifici, per cui è andata bene. E ovviamente ci collegheremo con Tolmezzo stasera, perché iniziamo a seguire questa 3 giorni degli alpini, che si concluderà domenica con lo sfilamento. Ci collegheremo con Lucio Zanato, ma direi di partire dall'ineffabile ministro Toninelli. Il signor so tutto io, è arrivato a Venezia, credo che sia stato a Venezia 3 o 4 volte nella sua vita, così ha anche dichiarato, e dà lezioni a tutti. Lui sale in cattedra, no? Dopo anni che si cerca una soluzione, la si è cercata inutilmente e anche con varie inadempienze, perché a volte non si decide di non decidere, e questo Toninelli l'ha detto, ma non è che lui abbia, diciamo, la bacchetta magica. Infatti abbiamo titolato "Si è arenato", perché probabilmente dalle secche veneziane non ne uscirà molto bene. Allora io direi intanto di chiedervi di mandare molti sms, li aspettiamo come sempre. Vi presento gli ospiti che sono in studio: Tiziano Faccia, buonasera Faccia, buonasera, direttore, imprenditore, grazie. Parleremo anche ovviamente di economia. Grazie a Stefano De Ganna del Grande Nord, buonasera De Ganna, buonasera direttore, bentornato, bentornata Antonella Tocchetto del Partito Democratico a Treviso, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Il nostro amico Vittorio Zanini, medico, ex, ha fatto molta politica ovviamente, sì, certo, nella sua carriera. Patrizio Miatello, il difensore dei truffati dalle banche, vediamo se ci sono novità importanti. Buonasera, buonasera a tutti, grazie buonasera. Molte. Numero uno di battaglie, dice, che ha fatto lui, Minchino. Gli abbiamo anche tagliato il codino qui quando è stato il decreto è andato in gazzetta ufficiale, quindi insomma abbiamo seguito molto bene la vicenda. E poi stasera parliamo di Venezia e delle grandi navi anche con Alberto Giganti, che è stato consigliere comunale. In che anni Giganti a Venezia? 85-93. Bene, quindi buonasera a tutti comunque. Buonasera, grazie molto. Allora io direi con Fabrizio Bazzoni in regia, c'è Alberto Piovesan, c'è Thomas Melan, poi non so chi altro, ma poi me lo diranno. Vediamo il primo servizio
della nostra redazione su Toninelli, che vi dicevo è arrivato a Venezia, prima è andato in volo su Marghera, e Brugnaro ha ironizzato, dice il miglior sistema per vedere Venezia è l'elicottero, come dire è il peggior sistema, e poi è andato anche in barca, vediamo. Fino ad oggi purtroppo qua a Venezia sulla questione grandi navi esistevano solo alcune idee, non esistevano i progetti, i tecnici hanno filtrato le idee esistenti, hanno scelto quelle che potevano essere soluzioni percorribili e abbiamo questi primi documenti che sono San Nicolò, come vi ho detto, e Chiosera, abbiamo perlustrati, ci portiamo a casa questo bagaglio di conoscenze ulteriori perché ritengo sia fondamentale non solo studiare e valutare sulla carta ma vedere anche visivamente, quindi con toccare con mano quelle che sono i siti locali. Al termine del sopralluogo in laguna per verificare la questione del passaggio delle navi da crociera vicino a Bacino San Marco, il ministro Toninelli ha ribadito l'idea di Chioggia e San Nicolò come opzioni, escludendo Marghera e il canale dei Petroli. Non vi nascondo ovviamente che aver visitato la parte del porto di Marghera, che ricorderete tutti, era stata definita da tanti, a partire anche dal sindaco Brugnaro, come una soluzione pronta, come un dossier già definito nel cassetto del sottoscritto, non c'era alcun dossier. Però ci sono alcuni dati tecnici che non dico io ma che dicono quelli che lo fanno di mestiere. Arrivando dal canale dei Petroli, una grande nave da crociera, 340 metri e passa, che deve fare un bacino, nel bacino di evoluzione, c'è cioè una curvatura tale da poter attraccare in quello che loro ritenevano essere già un progetto esistente, cioè la banchina del nuovo porto croceristico a Marghera. Ci sono forti criticità e la criticità è la sicurezza. Se a ciò abbino il fatto che nel canale Petroli c'è una viabilità promiscua, cioè o adesso passa una nave petroliera o una nave porta mega container e dopo 5 minuti passa una nave da crociera con a bordo 6-7 mila persone, e porto la memoria di quanto accaduto il 2 di giugno con l'incidente che tutti abbiamo visto, che solo grazie a Dio non ha portato feriti gravi o morti, io sono preoccupato perché in quella zona, quella è una zona ricchio Seveso, ci sono raffinerie, ci sono stoccaggi di benzine e ci sono petrolchimici. Il ministro non esclude un referendum. Per legge, un decreto del 2018, è necessario per questi tipi di progetti, per questo tipo di cantieri, fare una consultazione pubblica, un dibattito pubblico. E siccome siamo il Movimento 5 Stelle e non vogliamo far calare dall'alto alcuna decisione che venga poi subito dai cittadini che magari volevano avere anche qualche informazione in più, lì gli porteremo tutte le informazioni che ora non avevano e magari si formavano giudizi su dati che non erano scientificamente corretti. E poi magari faremo anche un referendum. I veneziani però stanno aspettando da troppo tempo una soluzione. Troveremo, ed è un altro punto importante, non solo la soluzione definitiva per portarle fuori, ma stiamo cercando di lavorare anche su una soluzione provvisoria. Provvisoria per il tempo strettamente necessario a portarle definitivamente via dal canale della Giudecca, come tutti, comprese le compagnie crocieristiche, vogliono. Servizio di Laria Marchiori, quindi avete capito bene, un altro referendum, se dovesse andare come è andato quello per l'autonomia, cioè grazie ai signori dei 5 Stelle l'autonomia non è passata finora e continua ad essere ostacolata, se bisogna fare un referendum per poi continuare a sperare che accada qualcosa, ammesso che poi la volontà popolare dei referendari venga rispettata, allora siamo fritti. Allora, Vittorio Zanini, a parte le questioni tecniche di cui vedremo, la marittima Marghera, però resta il fatto che va sempre così. Zai e Brugnaro dicono bisogna fare a Marghera, arriva Toninelli ai 5 Stelle e dice no, bisogna farle a San Nicolò o a Chioggia, e viene il sospetto che non siano, diciamo, scelte ispirate dal buon senso o da decisioni serene, ma sia la solita rissa quotidiana tra i due partiti a governo. Quel signore lì deve dimettersi. Io metterei la sua testa metaforicamente sul piatto del sacrificio, perché quel maldestro signore, che casualmente è ministro e offende persino la terra dove è nata, la Bergamasca, si è permesso di non distinguere autostrade dalla famiglia Benetton
infierito in maniera provocatoria e omicida nei confronti della famiglia Benetton, e questo io non glielo potrò mai perdonare. Perché se per caso qualcuno avesse avuto colpe, era addebitabile ad Autostrade, e sarà appurato, e ai vertici di Autostrade, non alla nostra famiglia Benetton. Quindi lui porta in sé il peccato non veniale, mortale, originale, di non saper comprendere mai qual è la verità. In più, Salvini, hai ragione di chiedere le dimissioni, devi fare il rimpasto, via Toninelli, via la Grillo, via la Lezzi, ma non so neanche quanti nominarli ormai di questi ministri 5 Stelle. Via tutti coloro che impediscono di portare a casa l'autonomia, che non è solo l'autonomia del Veneto, ma è anche l'autonomia di ciascuna regione che sappia gestirsi al proprio interno. Via tutti loro, perché sono quelli del no. Ha detto bene lei, direttore. Mi fa piacere di essere tornato in questa occasione, di aver incontrato quel maldestro di Toninelli di cui chiedo metaforicamente la testa. È il no alle infrastrutture, è il no alla TAV, è il no alla TAP, è il no agli investimenti, e infine è il no persino là dove si trovano concordi, come ha anticipato lei, Zaia e Brugnaro, perché arriva colui che dal cielo ritiene di poter soddisfare alle esigenze di Venezia, e intanto parla ancora di soluzione provvisoria. Da notare che dietro ai no questi nascondono l'incapacità di poter investire in infrastrutture, perché credono, come gli ha predicato Grillo riempendogli la testa, che il futuro della società sia la decrescita felice. E guardate ora come siamo arrivati in Italia col tema della decrescita felice. È una filosofia che loro hanno seminato. Con il decreto dignità, con la riforma dell'affidamento di quei 50, 70, 100, 150, 200 euro attraverso quell'altra soluzione che ha indebitato i conti pubblici dell'Italia fino a 7 miliardi di euro. Fatto salvo poi prevedere delle risorse per la famiglia, fatto sta che in tutto quello che loro predicano non riescono a portare a compimento il nulla. Delle due l'una, o ha ragione Toninelli o ha ragione Salvini. Se ha ragione la Lega, Toninelli con i suoi amici, almeno per quanto riguarda l'impasto, se ne devono andare a casa, altrimenti elezioni anticipate. Allora, il ministro Toninelli ha parlato di una Seveso veneta, del rischio di incidenti, di cose spaventose, non tenendo conto che il petrolchimico non c'è più, ci sono due comignoli, sono rimasti, e proprio portare le navi a Marghera significa riconvertire quest'area in un'area turistica, no? Che darebbe comunque lavoro alla croceristica e anche a molti residenti qui in Veneto. Vediamo Fabrizio, vediamo Toninelli sulle acque lì davanti a Marghera, come spiega, come vede la situazione, insomma, dal suo punto di vista, che ovviamente insomma, non si può in qualche modo obiettare, secondo lui. Vediamo. Buongiorno a tutti, siamo a bordo di una motovedetta della Guardia Costiera, siamo a Venezia. Come sapete,
stiamo affrontando da tempo, già dal giugno del 2018, appena siamo insediati, un dossier molto complicato. Abbiamo tantissimi, come potete immaginare, che sono stati lasciati fermi per troppi anni. Stiamo parlando di grandi navi a Venezia, un argomento che i veneziani mi ricordano sempre, nasce più di 15 anni fa, 2003, ed è un argomento, un dossier, un problema che non è mai stato risolto. Ovviamente abbiamo fatto tutte le nostre verifiche, ma siamo qua per verificare, anche per far combaciare tutte le analisi che abbiamo fatto, i primi studi di fattibilità tecnico-economica, cioè andare dentro ad eventuali progetti, ipotesi, idee, per vedere se sono percorribili, con un unico obiettivo: portare definitivamente fuori dal centro di Venezia, dal canale della Giudecca, dal bacino di San Marco, le grandi navi che sono mastodonti, che 340 passa metri di 15 piani, che ovviamente non possono più passare da lì. E non era necessario l'incidente, grazie al cielo, capitato domenica 2 giugno, che non ha portato a feriti gravi o morti, ma ci stavamo già lavorando. Siamo nella zona del porto di Marghera, zona industriale, una delle più importanti d'Europa, zone industriali sul mare. Come state vedendo, qua abbiamo una raffineria e abbiamo, come potete perfettamente vedere, abbiamo dei siti di stoccaggio, come potete vedere qua a destra. Siamo proprio all'interno. Per chi dice che il porto di Marghera, la soluzione che esiste già, non è mai esistito nessun documento, da domani per portare le mastodontiche mega navi da crociera, è questo qua. Siamo al centro del bacino di evoluzione, cioè al centro dell'area marittima, dove questi bestioni del mare, queste navi da crociera, dovrebbero fare, dicono, bacino di evoluzione, quindi una curvatura per poter da quella parte andare a, eventualmente, qua vedete la parte del Vittorio Emanuele, quindi di Venezia, e poi questo è ipoteticamente l'idea, questa parte fai vedere, in cui questa parte dismessa, costruire dopo un'abbondante bonifica, perché è un sito industriale, è un sito a rischio Seveso, container, raffinerie, stoccaggi di benzina, dopo aver fatto una bonifica infinita, eventualmente creare la nuova banchina con il nuovo terminal croceristico. Allora, noi le studi e le analisi le abbiamo fatte, e c'è uno studio in particolare di cui nessuno ha parlato, che siamo riusciti a verificare, è stato commissionato dalla parte dei terminalisti qua di Venezia, e che dice come sia complesso, ha fatto una simulazione, complesso riuscire a fare questa evoluzione, cioè questa curvatura di queste navi da 340 metri, per poi andare ad attraccare su quell'eventuale banchina. Significa che se non c'è la massima sicurezza, se c'è un vento particolarmente forte, se ci sono maree particolarmente elevate, oltre a non esserci la sicurezza, dicono loro stessi che ci potrebbero essere anche delle impossibilità delle navi di arrivare qua. Questo perché lo faccio? Ovviamente, come sapete, il Movimento 5 Stelle sottoscritto non ha alcuna preclusione nei confronti di nessuna idea progettuale. La prima cosa che vogliamo dire, però, è chi ci ha attaccato e ci ha detto che le soluzioni esistevano, non esiste nulla. Allora, 5 Stelle perdono voti ma vogliono continuare a comandare, non danno autonomia al Veneto, autonomia subito, viva San Marco, viva Zaia, Tocchetto Dogarese, questo insiste con la Tocchetto Dogarese. No, a parte Marghera Marittima, la Marittima, Chioggia, San Nicolò, no? Antonio Tocchetto, tutto questo può portare a uno sblocco di questa situazione? Voglio dire, proporre un referendum, dire che bisogna fare tutte le analisi, dire che questo sito non va bene, bisogna farlo a Chioggia, dove peraltro bisognerebbe partire da zero, perché a Marghera le banchine ci sono già, lì bisognerebbe farle, no? Quindi significherebbe anche dal punto di vista ambientale fare buttare centinaia di tonnellate di cemento in mare, no? Ma allora, devo dire la verità che per la prima volta un ministro che viene a Venezia non viene accolto dal sindaco, che non si è visto, Zaia non si è visto, e soprattutto ricordiamo che oggi c'era anche Centinaro, voi l'avete fatto vedere nei vostri servizi, e Centinaro addirittura dice, vabbè, so che c'è Toninelli, sono ministri assieme, e so che c'è Toninelli e comunque non condivido nulla di quello che lui dice, quindi mi sembra che il quadro sia perfetto. Per quello che riguarda la questione delle grandi navi, che è sicuramente un problema importantissimo, io penso che il referendum non serva a nulla, perché sono 20 anni che cercano di fare quello Venezia Mestre e ancora non riescono ad andarne fuori. Mi pare che però da tempo ci siano tantissimi progetti, secondo me Toninelli non sa neanche dove è il ministero, tantissimi progetti
che individuano soluzioni diverse sulla questione delle grandi navi, perché credo che siamo tutti d'accordo che non possono più portare in un sito così delicato davanti a San Marco. Io capisco che questi portano magari soldi perché scendono mezz'ora e vanno a comprarsi qualcosa in piazza San Marco, ma io penso che comunque sia un sito talmente delicato e sì, pericoloso che non si ma possa fare. Ma su quello fare. Sono tutti d'accordo, nel senso che non devono più passare per la Giudecca. Assolutamente. No? Però si potrebbe fare a queste navi un giro e riportarle a Marghera, insomma, no? Questa, certo. senza più entrare, diciamo, davanti in bacino San Marco. Ecco, no? Allora, primo, ci sono sicuramente più di un progetto, non so quanti, ma più di un progetto che sono anche arrivati nei ministeri e sono arrivati a Roma. Esatto. Ho chiesto anch'io ai nostri parlamentari, anche i nostri parlamentari avevano presentato, ma quelli già passati dei progetti che sono negli uffici delle Camere del Senato. L'altra cosa da dire è che da tanto tempo l'area di Marghera è dismessa, non ci sono più le fabbriche, come dice il buon Toninelli, e là secondo me si potrebbe trovare delle soluzioni, perché l'aveva previsto anche Cacciari ancora nel primo mandato di sindaco, quindi credo 20 anni fa, nel quale diceva: noi dobbiamo trasformare la chimica e la siderurgia, qui non hanno più senso, dobbiamo trasformare quell'area in un'area che sia anche attrattiva dal punto di vista turistico. Io penso che bisogna ripartire da là, però qual è la questione? La questione è che si sta perdendo troppo tempo in chiacchiere. Sabato ci sono state 10.000 persone che hanno invaso Venezia, e vuol dire che c'è gente che veramente da tutto il Veneto c'è andata perché vuole manifestare, vuole trovare delle soluzioni, ma questo governo chiacchieri poco e faccia qualcosa. Io penso che dovrebbero prendere dal tassetto qualche buon come dire, progetto che c'è e partire, perché ogni progetto è costoso, ma soprattutto se ci si sposta troppo lontano, si riparte da zero, come giustamente diceva, e ci vogliono 35 anni. Nel frattempo la Costa Crociere passa, però. Continua ad andare, infatti, adesso hanno anche detto continueranno a passare, però andranno più lentamente, sì, come se il problema fosse, diciamo così, risolto in questo modo. Allora, continuate a mandare gli sms, vediamo, diceva Antonio Tocchetto, l'incontro con i Notav, tra questi c'era anche Tommaso Cacciari che vedremo, il ministro ha incontrato i Nonav, ma non ha incontrato Luca Zaia e Luigi Brugnaro, e questo è stato considerato, diciamo, un affronto diplomatico. Vediamo. Abbiamo consegnato l'ultimo esposto prodotto da Ambiente Venezia e Comitato No Grandi Navi, abbiamo ribadito l'importanza di questa battaglia che va avanti da 7 anni ormai, anzi forse dal settembre del 2011 possiamo dire, e quindi la necessità che la voce del Comitato dei Cittadini, delle 10.000 persone che c'erano sabato scorso in manifestazione a Venezia, venga ascoltata e venga presa in considerazione, che è quella che dice uno stop al passaggio delle navi, e quindi speriamo che venga recepita positivamente questa posizione sulla questione dell'applicazione del clinipassera. Il ministro Toninelli non ha incontrato il sindaco Brugnaro né il presidente della regione Zaia, ma ha detto sì a un breve incontro con una delegazione del comitato No Grandi Navi. Una manifestazione, voglio dire, della potenza del corteo di sabato, perché è abbastanza, e ci fa piacere questo, è abbastanza singolare che non incontri Zaia e Brugnaro, ma che sceglie invece di incontrare il comitato. L'intenzione è quella di far capire al ministro che serve una soluzione subito, ma soprattutto serve un progetto valido. Il Vittorio Emanuele è una bugia, Marghera è una bugia, non esiste alcun tipo di fattibilità di queste pseudo soluzioni che non sono soluzioni. Chioggia, quando Toninelli dice fuori le navi alla laguna e poi dice Chioggia, noi gli regaleremo una cartina della laguna, perché Chioggia è dentro la laguna, gli diamo questa dritta al ministro, e Chioggia non ha un progetto, nessuno, non so voi se l'ha presentato prima in anteprima, ma nessuno ha mai visto un progetto su Chioggia. L'altra capata del porto in spiaggia, San Nicolò, anche quello ha lo stesso valore di una chiacchierata al bar tra due amici che hanno bevuto troppo, perché non è anche questo non ha alcun tipo di valore progettuale, non esiste alcun progetto. L'unica cosa sensata da fare, noi lo ribadiremo
così come è stato ribadito da 10.000 persone sabato, è avete avuto 6 anni per trovare una soluzione, governi tecnici, governi di destra, governi di sinistra, governi del continuità e del cambiamento, in 6 anni non avete fatto niente, nulla, assolutamente zero. State ancora brancolando nel buio rispetto a quali soluzioni attuare. Era Tommaso Cacciari. Allora, Alberto Giganti, dicevamo, è stato in consiglio comunale a Venezia molti anni fa. In quale giunta? Chi era il sindaco Giganti? Giunta Bergamo. Ugo Bergamo. Sono stati 7 anni un po' difficili perché poi c'è stata la giunta che si è dimessa. 31 consiglieri su 60, in Italia non è mai successo che si dimettono i consiglieri comunali per far cadere la giunta e il consiglio comunale di una città, capoluogo di provincia, di regione. È stato un fatto unico, certo, perché le difficoltà a governare erano notevoli in quanto c'era una maggioranza molto risicata, però già allora si parlava di questi problemi, dell'aeroporto, dello stadio. Tutte cose che sono rimaste lì in governo, sì, perché sostanzialmente il momento del fare non è mai venuto a Venezia. Nell'ultimo periodo bisogna dire che la nuova giunta e il nuovo sindaco stanno dando un impulso di realizzare alcuni obiettivi. Stamattina ero a Lido, all'ospedale al mare, che è lì anche quello da tanti anni, e che era presente anche il ministro, era presente l'amministratore delegato del deposito, della cassa deposito e prestiti delle poste, e quindi c'era il sindaco di Venezia, che sono tutti intervenuti in termini molto positivi per cercare di fare qualcosa a Venezia, partendo magari in questo momento dal Lido, che si presta con un intervento appunto sull'ex ospedale al mare. E la polemica che riguardava la giornata di oggi della presenza del ministro, che dovrebbe essere quello che dovrebbe fare in un paese che non si fa più nulla, dove tutto è fermo, dove ci sono progetti, poi parleremo del progetto specifico di cui stiamo parlando, ma ci sono una serie di progetti, centinaia di progetti in tutta Italia fermi, dove ci sono progetti e lì non ci sono discussioni se ci siano o no, già approvati, finanziamenti già previsti e già quindi spendibili, dove sempre lui, cioè, il ministro blocca lo blocca, adesso deve andarci il colpo di grazia a Venezia sì, perché chiaramente dobbiamo metterci in testa una cosa: i turisti non vogliono andare a Chioggia, neanche a Cavallino, sì, forse anche magari può darsi, i turisti 30 più milioni all'anno vogliono venire a Venezia. Portarli quindi a Lido, a Malamocco, a Chioggia, sono diversivi che complicano le cose, allungano i tempi, non risolvono il problema, comportano spese notevoli maggiori e una realizzazione che sarà chissà quando. Quando ci sono invece, e io penso che non siano degli sciocchi il sindaco di Venezia e il presidente della regione Veneto, se concordamente una volta tanto il sindaco della città capoluogo di regione e anche della città metropolitana, quindi che ha una visione complessiva del territorio a livello provinciale, non solo cittadino, insieme al Presidente della Regione, vedono e condividono quella soluzione di Marghera, dove già si può fare anche alcuni interventi di risanamento, ma già ci sono le strutture principali, dove si tratta soltanto di utilizzare quello che già c'è. Allora, scusi un attimo, Giganti, perché abbiamo in linea da Tolmezzo Lucio Zanatto, in diretta dalla Triveneta degli Alpini. Lucio, ecco a te la linea. A te la linea, Lucio. Buonasera direttore, buonasera ai telespettatori di Focus di Rete Veneta. L'immagine che voi vedete è l'immagine della 13ª batteria, siamo all'interno della caserma Cantore qui a Tolmezzo. Abbiamo raccontato tutta oggi l'inizio della donata triveneta degli Alpini e adesso vi raccontiamo un pezzo di storia, nel senso che noi siamo all'interno di una caserma, direttore, pensa, una caserma che è stata riaperta dagli Alpini, poi andremo a parlare con uno degli Alpini che l'hanno riaperta fisicamente. Un caso più unico che raro, perché generalmente quando le caserme vengono chiuse e dismesse poi diventano
un disastro. Invece qui gli alpini si sono imposti, hanno chiesto e adesso sono riusciti a riaprirla per questo fine settimana solamente, per cui è un'occasione, e so che ce ne sono tantissime perché sono passate generazioni e generazioni di ragazzi che qui sono diventati uomini, e quindi abbiamo un paio di uomini, anzi di ex ragazzi, ex artiglieri, cioè artiglieri alpini si rimane sempre, di ex ragazzi. Lei è un ragazzo del 68. E lei è un ragazzo del 71. Allora cominciamo con lei, che è un ragazzo del 68. Io sono venuto qui in ottobre del 68 e sono andato via a dicembre del 69. Ecco, quando è arrivato qui la prima cosa che ha detto? La prima cosa che ho visto sul cortile, non c'era il Conegliano, ma c'era il gruppo Udine, era scritto gruppo Udine, Tasi e Tira. E quindi è, diciamo, il motto che siete portati avanti per tutta la vita? Sì, per me ricordo più che mi sono sentito proprio distrutto quando che il colonnello ha detto qui l'anzianità fa grado, quindi come recluta è stata una botta di quelle tremende. Però poi nel tempo... Ricordatevi che qui l'anzianità fa grado. Va bene, ma poi da pisto si è diventati vecchi. Dopo abbiamo fantasma. Abbiamo fatto questo. Direttore, però adesso noi facciamo una cosa, perché vale la pena, non è che rimaniamo fermi qua siamo nel corridoio delle camerate. Andiamo a vedere insieme dove questi due dormivano 40 anni fa? Sì. Allora Fabio, vediamo se riusciamo. Vi diamo le spalle, ma solo per una questione tecnica. Venite con me. Adesso, e poi vedete che c'è una visita costante, ecco perché vi dico, noi la facciamo con la televisione, ma se potete in questi giorni venite, perché è aperta fino a domenica, dopodiché, come si dice, fine della gita, no? Allora, voi dove eravate? Ah, eravate di sopra, però qui diciamo, qui è una zona, vediamo se hanno riacceso le luci, però giusto per farvi, ah ecco, forse di qua, guardate, forse di qua, vediamo se riusciamo a riattivare, eccole qua. Beh, d'altra parte, insomma, voglio dire, non è che potevo... Facciamo vedere le camerate. Queste erano le camerate. Sì, non c'erano i radiatori comunque. Ah, non c'era... E come ci si scaldava? Con le coperte? Erano il doppio strato, le braccie appese, le brande ai due castelli, con le plance dove mettevano... Lo zaino, qua si metteva lo zaino, c'erano le plance... E dove a volte ci facevano fare gli scherzi facendo cucumì e cucutì. Com'era il cucumì e cucutì? Di qua, ecco di là, siamo di qua. Sono storie che abbiamo passato di Naio. Ma com'è che si faceva il cucù? Sì, beh. Siamo ancora in fascia protetta. Non si può farla meno. Io sarei capace di farla ancora. Ah, sì? L'ho fatta tante volte. Va bene, direttore, allora noi adesso facciamo così, ridiamo per un attimo la linea, scendiamo perché vi facciamo vedere un altro angolino di questa caserma che vale la pena, perché sicuramente tanti che sono all'ascolto in questo momento si riconosceranno. Bene Lucio, bene, grazie molte, ritorniamo subito a Tolmezzo, dove ricordo che oggi pomeriggio è stata una forte scossa di terremoto, 4° della scala Richter, nessun danno, ma molta paura. Giganti, voleva terminare? Sì, consente direttore, vorrei completare il ragionamento, certo. Che dicevo che tutti vogliono andare a Venezia, non a Chioggia, non altre parti. Cosa vuol dire questo? Che poi verranno a Venezia come? In una mattina possono arrivare dai 3 ai 6 ai 10 anche più turisti che non volano, come Tominelli stamattina con l'elicottero, e quindi devono venirci via acqua naturalmente, che vuol dire movimentare migliaia di motoscafi, fare un inquinamento impossibile, un motondoso insostenibile, con danni che saranno molto moltiplicati rispetto a quello delle navi se fossero e se saranno gestite in modo diverso. Primo, pensare che un rimorchiatore, se non riesce a modificare la direzione di una nave in avaria, sì. Io che non capisco molto di nautica, giorni fa dicevo, ma perché non hanno messi due? Ci ha spiegato il comandante Ferruccio Falconi, che è stato pilota del porto di Venezia per tanti anni, ha fatto 32.000 pilotaggi, ha detto che
non riescono a spostare una nave in avaria ai rimorchiatori, soltanto quando è ferma, ma se una nave è impossibile. Non c'è niente da fare, possono mettersi 10 rimorchiatori. Ma persona validissima, un amico, quindi ci credo, molto competente ovviamente. Sì, certo, ho partecipato all'inaugurazione che ha di una settimana fa del museo, quindi conosco bene la persona, è molto qualificata, però dico che ci sono possibilità di evitare certe situazioni. Lì è stata anche una sfortuna il punto dove è capitato il problema, perché fosse capitato prima, si sarebbe arenato, non sarebbe successo nulla. Allora dobbiamo ridare la linea a Lucio Zanatto, vediamo, sono scesi al piano di sotto. Lucio, che stai combinando? Allora, come promesso, siamo scesi al piano terra, siamo con i nostri due artiglieri storici, perché ci voleva far vedere una cosa prima di salutarci, cioè qui venivo a imboscarmi, perché questa era la sala per i radiofonisti. Io avevo un carico di radiofonista e qui da anziano, perché da tubo non si poteva. Da tubo andavi in scuderia. Allora vediamo qua, qual era la scala? Allora uno entrava come tubo, poi passavi il secondino e nessuno ti diceva niente. L'anziano facevi come andavi te, perché l'anzianità fa grado. Ma e poi uno diventava la vecchia, giusto? La vecchia. E poi il fantasma. Perché fantasma? Perché non mi devi vedere, io sono già in congedo. Sì, pezzo di ricambio, dicevamo noi. Pezzo di ricambio. Grazie ragazzi. Però noi continuiamo col collegamento, perché vi porto, come promesso, in un luogo che sicuramente tanti dei nostri telespettatori riconosceranno immediatamente, perché questo era lo spaccio, eccoli qua. E qui si consumavano le serate di chi era in punizione, di chi era di servizio, di chi era di corvée, veniva qui. E adesso invece abbiamo delle splendide signore che hanno tenuto aperto lo spaccio per questi 3 giorni. Prima di cedere il collegamento, ho qui uno degli organizzatori, perché vale la pena sentirlo, perché voi siete stati in grado di fare una sorta di piccolo miracolo. Riprendo qua. Ma ce l'abbiamo messo tutto, speriamo di esserci riusciti. Beh, ci siete riusciti. Dai primi commenti sembra che la gente sia molto contenta. Moltissimo. Di quello che abbiamo fatto, quindi no, ma adesso sono emozionatissimo a rivedere la cantore che dove ho fatto servizio, ripeto, per 35 anni, l'avete di nuovo. Lei è arrivato qui con che grado? Io sono arrivato qua con grado di sergente nel 1973, gruppo Pinerolo della Torinense. E lei poi si è, non dico congedato, che si è andato in pensione? Sono andato in pensione nel 2007 con grado di primo maresciallo luogotenente. Senta, ma è vero che questa mattina lei ha fatto la donata? Questa mattina io ho cominciato alle 6:15 con la sveglia, perché bisogna, se uno vuole venire in caserma per rivivere lo spirito, lo deve vivere in pieno. Ho fatto la sveglia alle 6:15. 7:15 la donata, alle 7 la zapandiera, e devo dire la verità, mi veniva da piangere quando ho visto 30 persone anziani, tutti inquadrati, allineati e coperti all'ordine a zapandiera, destriga fissi, no, l'hanno fatto da soli e cantare squarciagola linea nazionale. Quindi vuol dire che ci sono ancora dei valori che bisogna continuare a mantenere. Ecco, io credo che questo sia un messaggio incredibile, soprattutto per i giovani. Purtroppo per i giovani. Io ho la mia idea, ho 3 figli, ho un nipote che è una mia bella. Però secondo me un po' di naia, ma non nel senso di addestramento militare, per queste nuove generazioni ci vorrebbe. Perché? Noi sappiamo che la leva è stata sospesa nel 2000 e nel 2005, quindi no, non mi ricordo neanche più. E queste nuove generazioni non ci hanno, cioè io tante volte, per fortuna notturna, le vedo come un po' lo sbanda in che senso? Non che siano delinquenti, cioè non c'hanno regole, cioè non sanno cosa vivere. Cioè in comunità, dopo una mattina si devono alzare, devono farsi letto, devono fare colazione, rispettare degli orari come gli è bello. Questo purtroppo non c'è, dipende anche da noi famiglie, da noi familiari. Quindi un po' di nero ci vorrebbe, Il cubo bisognerebbe tornare a farlo. Sì, cioè il cubo bisognerebbe tornare a farlo, non perché bisogna fargli il cubo, perché bisogna insegnare a queste nuove generazioni di vivere e rispettare le regole. Purtroppo questo viene a mancare. E la NAI secondo me insegniamo queste cose soprattutto. Grazie, credo che questo sia un ottimo argomento di dibattito in studio, vero direttore? Senz'altro, grazie Lucio, grazie molto. Il fare il cubo, insomma, può essere educativo effettivamente. Allora, anzi è educativo. Patrizio Biatello, da dove riprendiamo? Dagli alpini? Confermo che un po' di naia sarebbe necessaria, perché secondo me mancano
mancano gli educatori, secondo me, siamo noi genitori che forse abbiamo un po' di mancanze nei confronti dei nostri figli, quindi un po' di naia farebbe bene, anche se fosse uomo e donna. Detto questo, tornando a Venezia, che penso che sia un argomento molto particolare e di importanza per il Veneto, vitale. Allora, a me, io sono un portatore e scommettitore su questo governo, quindi il governo del cambiamento io ci credo, ci spero, invito tutti a sperare, anche a chi non è leghista o del 5 Stelle, e quindi quando qualcuno diciamo fa qualche mancanza, come nel caso del ministro Toninelli, mi sento diciamo in obbligo di dare dei consigli. Non è possibile che un ministro venga in Veneto e non incontri il governatore e il sindaco. Perché? Perché sono persone che vivono in questa diciamo realtà e si presume che abbiano insomma delle conoscenze. Poi hanno un ruolo istituzionale, sì, per quello ma, che voglio dire. Vabbè, ma anche, per il rispetto al di là dell'istituzione è proprio un discorso di cioè stiamo trattando un'emergenza su Venezia, che è la città più bella al mondo, è un tesoro che noi dovremmo essere tutti d'accordo su fare un'emergenza. Allora io dico solo questo, io ragiono col cervello, con la zucca, no? Uno più uno fa due. Allora Venezia, Marghera è vicina, cioè non si può pensare di andare al di fuori di Marghera, non esiste. Marghera è un qualcosa che va cambiato drasticamente, perché il nostro business, il nostro futuro è il turismo. Non è ammissibile che Marghera, per chi non lo sa, io lo so, paghi 600 milioni l'anno con la Comunità Europea per le discariche, perché c'è di tutto e di più. Allora noi abbiamo un punto che è Marghera, che deve essere trasformato in urgenza. Attenzione, la logistica, c'è l'aeroporto, c'è la ferrovia. A Chioggia cosa c'è? Ma stiamo scherzando? Allora io penso che sia anche un po' di ingenuità, secondo me non è cattiveria, è proprio ingenuità. Ho consigliato male. Consigliato male, perché no, cioè, andare a sentire chi dice o protesta o ci dà ragione, quando c'è qualcuno magari che ha studiato e che vive sui posti, penso che sia, e do un consiglio, ma che sia fatto anche da Zaia e lo stesso Brugnaro, che ci sia un contatto col ministro in modo che ci sia un tavolo in emergenza, al di là della mancanza di rispetto, quello che può essere, certo. Perché Venezia è un'emergenza, purtroppo questo governo si è trovato tutta una serie di emergenze, non è facile gestirle, certo. Quindi è inutile dire, criticare sempre chi magari lo fa così. Beh, nel vostro caso poi insomma qualcosa, diciamo, un risultato lo si è, ma anche nel nostro caso nel voler far meglio avevano complicato, poi si sono capiti, e nel male non tutto il male viene per nuocere. Quindi anche nel discorso delle banche è vero, c'è stato del tempo, però abbiamo aspettato sei mesi in più, però attenzione, questo governo, tanto di cappello, ha risvegliato il 100% dei conti dormienti, e quello che ha fatto è una cosa eccezionale che nessuno aveva mai fatto. Detto questo, però, mentre prima c'erano le emergenze che tutti potevano aspettare, adesso non si può più aspettare, quindi a ragion di logica, se esistono 100 persone su 190 dicono Marghera, penso che sia una soluzione da andare a fondo, e secondo me
il porto turistico di Venezia va, deve andare a Marghera, perché sarà tutta una rivalutazione anche di quell'area che ne ha bisogno. Noi abbiamo bisogno di turismo, c'è l'aeroporto, treni, ci sono già tutte le strutture logistiche, è immaginabile, come diceva il signore, andare a fare cosa? Un porto, cioè non esiste. Quindi l'invito è questo, cioè i contrasti fra il governo portano ritardi, i ritardi sono tempi, i tempi costano, e quando va bene costano soldi. Ma come è successo, purtroppo, costano anche vite umane. Allora, non si può aspettare che succeda la disgrazia. Il governo del cambiamento deve andare avanti più forte di prima. Tutti gli altri partiti devono fare un'opposizione costruttiva, non sempre critica e stare là a aspettare. Cioè bisogna cercare e scommettere che sto governo deve andare avanti, dal mio punto di vista, dopo può darsi che mi sbagli, però se noi non cambiamo in questo momento con tutte le emergenze che abbiamo, secondo me perdere altro tempo probabilmente potrebbe essere irreversibile. Salvini, su tante situazioni. Salvini sull'autonomia ha imparato la scuola di Pulcinella a dire una cosa oggi e il giorno dopo a dire il contrario, Venezia Libera. No, dicevo, poi ne parleremo ancora con Miatello, perché insomma era stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto, poi adesso è passato il primo decreto attuativo, per cui mi pare 20 giorni si potrà andare su un sito e cominciare ad avviare la pratica per il rimborso. No? Poi, ne riparliamo un attimo. Sì. Ci torniamo. Allora, a Marghera c'è il Fosgene, ha ragione Toninelli, il Fosgene è una delle produzioni che in effetti non è poco rischiosa, ma ci sono ovviamente tutte le garanzie, tutti gli impianti di sicurezza che possono evitare che possa accadere qualcosa di grave. Certo, se cade un aereo sul Fosgene, però ragazzi, non dovrebbero esistere abitanti allora a Marghera. Allora non soltanto Marghera, insomma, ci sono impianti dappertutto, ci sono anche impianti nucleari in altri paesi che possono poi, in caso di disastro come in Slovenia, colpire anche noi. Comunque, vediamo, a proposito di inquinamenti, amianto nei terreni vicino alla 4, scoperto adesso grazie ai lavori della terza corsia, bonifica in corso. È quello che diceva Zaia per la Pedemontana, abbiamo trovato delle sostanze inquinanti, le togliamo e quindi non c'è problema di chiudere la Pedemontana, anzi dice stiamo bonificando. Per cui. Sì. Vediamo, scusate, prima di andare da De Gane e da faccia, vediamo cosa ha detto oggi Brugnaro del ministro Toninelli, vediamo. Ho sentito che ha fatto delle dichiarazioni sul fatto che in sostanza qui non ci sarebbe il protocollo fanghi pronto per poter fare i carottaggi. No, il protocollo fanghi c'è, quello vecchio, è lo stesso che lui utilizzerebbe a Chioggia. Allora, a Chioggia potrebbe lui utilizzare il protocollo vecchio, qui non si può. Non dice il ministro, perché forse non sa, che a Chioggia i fanghi sono almeno 5 volte quelli che ci sono sul Vittorio Emanuele. Non dice il ministro, purtroppo, ed è bene dirlo perché onestà deve essere onestà, non dice che sul Vittorio Emanuele le navi, il 10% delle navi possono passare domani mattina, non serve scavare niente. Perché non lo dice? Ci dia il permesso, noi adesso da domani cominciamo a far passare due navi di là. L'ha detto che vuol parlare con i cittadini, ma parli con i cittadini con la democrazia. È il suffragio elettorale segreto? Per quello si va a votare? Scusate, è un esempio, cioè, stiamo parlando di Costituzione italiana, c'è dall'elicottero dall'alto, fai fatica a vedere se le bricole sono in marcia sotto, ti faccio vedere dove sono i canali, forse la corrente la intuisci meglio se stai in barca, io spengo il motore e ti faccio vedere da che parte va la barca con la corrente, dico io, magari non la conosceva, sai, da Cremona non è che hanno tutta sta laguna e sto mare, io ci vivo da quando sono nato su ste robe qua, ha detto che verrà anche a parlare con me, lo ringrazio, grazie ministro. Ha detto che non i tempi, no, ho letto le dichiarazioni, se ho letto bene, che i tempi non sono dati, non si sa. E cosa facciamo? Ci teniamo le navi in altri 5-6 anni per sentirci poi i soliti con i cartelli, che sono sempre gli stessi, che ci dicono che non devono passare, che si mettessero d'accordo? Mi fa solo piacere che sia venuto, veramente piacere. Però vorrei anche che avesse un po' di rispetto dell'intelligenza minima delle persone e che non dicesse sciocchezze.
Nessuna polemica, anche se il ministro ha incontrato solo il comitato No Grandi Navi. Mi credetemi sulla parola, non c'è nessun problema, il ministro incontri chi vuole. Se non intende incontrare il sindaco, perché secondo lui probabilmente non ho le idee che ha lui, cioè probabilmente le analisi che fa è che bisogna parlare con le persone che ti portano il tuo risultato. Complimenti per l'onestà intellettuale. Sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro con Federico Fusetti. Allora, Stefano De Can. La risposta non poteva che essere questa, perché ricordiamolo che dopo il tunnel del Brennero effettivamente la lungimiranza e la capacità di Toninelli è già stata messa in dubbio. Ricordiamo, per chi non lo sapesse, Toninelli ha detto che voi non sapete quanti camion e quante auto passano nel tunnel del Brennero, che ancora non c'è, ecco, si è dimenticato che lo stanno costruendo e sarà pronto nel 2025, per cui si era, ovviamente su questo si era polemizzato molto. Scusi Edega. No, niente, assolutamente direttore. Chiaramente è un passo avanti, dunque io non dedicherei neanche più di tanto tempo a Toninelli, perché sì, personalmente ritengo che nel momento in cui Toninelli, senza motivarlo tecnicamente, non ha avallato la proposta di Brugnaro e di Zaia, quindi di spostarsi da Marghera, quindi ha scelto un qualcosa di diverso. Per me, per quanto mi concerne, per la poca esperienza politica che ho, lui è già sostituito, adesso sarà questione di un piccolo rimpasto, qualcosa di veloce, e lo cambieremo, non ne sentiremo più parlare per tanto. Sicuramente è un passo avanti, scusate, non voglio fare polemiche, ma ricordo che qualche anno fa un certo Renzi, una certa Serracchiani parlavano di spostarsi in Friuli, per cui noi veneti cerchiamo di tenercelo qua. E sicuramente è un grosso passo avanti. Sicuramente, come dicevano coloro che mi hanno preceduto, può essere una valida occasione per una riconversione totale o parziale di Marghera, da destinare a struttura turistico-recettiva e che porti poi velocemente verso Venezia, che è quello, e lo sappiamo, che i turisti in questo momento stanno cercando. Piccola chiosa, ricordiamoci che Venezia è costruita sui legni dolomitici che scendevano con i zattini del Piave, giusto per ricordare anche gli alpini prima, certo, che facevano un revenge sul passato. La foresta rovesciata, no? La foresta, esatto, la nostra foresta rovesciata, che adesso purtroppo con gli effetti del Vaia che ancora si stanno vedendo sul nostro territorio e saranno lunghi da superare. Vedere tutto questo legno a terra sicuramente fa male al cuore dei montanari, dei veneti, ma in generale di tutti gli italiani. Ecco, la soluzione deve essere assolutamente trovata, deve essere trovata a breve. Abbiamo sfiorato una tragedia, non è più, penso che siamo tutti consapevoli del fatto che non si può più transitare da lì. Sicuramente bisogna arrivare a Marghera, è la soluzione migliore. Chioggia, io non vorrei ricordarlo, vado velocemente a memoria, ma mi sembra che c'è anche un problema con un serbatoio grande posizionato davanti a un qualcosa. C'è il GPL, sì, c'è il GPL, per cui mette tre bomboloni, per cui metterci anche le navi. Quindi non so se è più pericoloso a Marghera o Chioggia. Gigetto, cioè Di Maio, aveva promesso che dopo il GPL non si sarebbe fatto a Chioggia, ci sono tre bomboloni, ne metteranno altri tre. Ecco, c'è qualche difficoltà, quindi sicuramente è un fatto estemporaneo quello di oggi di Toninelli, che non avrà, presumo, seguito, perché penso che a breve non ne sentiremo più parlare. Allora, andiamo a vedere la frana di Schiucazza, questa frazione che era minacciata da questa enorme massa di roccia e di terra, e la regione del Veneto ha fatto brillare questa frana, così impedendo che potesse precipitare sulle case della frazione sottostante. Vediamo. Alle 14.50 l'esplosione che ha fatto tremare la montagna. Cittadini e residenti nasi all'insù hanno guardato il momento esatto, proprio quando parte della frana è venuta giù. 40 le cariche di dinamite posizionate da Veneto Strade. In un attimo sono scesi oltre 1.300 metri cubi di pietra, rocce che sono piombate sui container sistemati a protezione delle case. Un'operazione certosina che ha fatto tirare un respiro di sollievo, soddisfatto l'assessore regionale alla protezione civile Giampaolo Bottaccin. Diciamo che è andata bene, possiamo tirare un primo sospiro di sollievo. È stata fatta brillare gran parte della frana, c'è ancora una parte che va rimossa, però diciamo che la situazione di rischio è molto molto migliorata,
e quindi adesso si può intervenire ragionevolmente con i mezzi meccanici e quindi insomma diciamo che il primo sospiro di sollievo lo possiamo tirare. Una parte della frana è scesa, ma l'intervento non è concluso. Si potrebbe continuare, spiega l'assessore Bottaccin, con i mezzi meccanici. Adesso si interverrà nella parte superiore, dall'alto, con mezzi meccanici, verrà tolta, tolto del materiale appunto partendo dalla parte alta e poi si procederà verso il basso. Non è escluso, ma adesso stanno valutando un ulteriore intervento come quello di oggi, però ripeto, diciamo che nel complesso è andata molto bene e quindi siamo molto fiduciosi e i tempi di rientro anche delle persone evacuate penso che potranno essere molto compressi. Un'esplosione a poca distanza da quel piccolo borgo diventato fantasma il 12 maggio, quando in fretta e furia i cittadini furono allontanati dalle loro case. Ma loro non si sono mai arresi. Ogni giorno si sono recati nei pressi del borgo per controllare i movimenti della frana ed oggi per la prima volta sono riusciti a sorridere. Non è ancora finita, ma ora è più che una speranza. Presto potrebbero tornare nelle loro case o riprendere le loro attività produttive. Martedì o mercoledì l'assessore regionale Veneto Strade e amministratore faranno il punto della situazione. Ci vorrà qualche settimana, dicono, per ripristinare tutto, ma ora la salvezza del borgo è più vicina. Daniela Sezia. Allora, Tiziano Faccio, imprenditore, un po' questa vicenda delle navi, le indecisioni, le risse, le beghe, sono un po' una metafora di quello che avviene anche, è un po' la fotocopia di quello che avviene anche sul fronte dell'economia, no? Ognuno ha la sua ricetta, no, bisogna fare così, no, bisogna fare cos'ha, l'Europa fa la procedura di infrazione, dice no, dovete andare in questa direzione, il governo dice no, riusciremo a sistemare i conti, per cui non dovremo necessariamente essere messi in castigo. Lei da imprenditore in che fase è questa? È sempre peggio o è cambiato qualcosa? No, non è cambiato niente, siamo sempre lì dal punto di vista che le aziende non hanno aiuti da parte di nessuno, le aziende sono un qualcosa che si parla sempre di numeri, sono cresciute le partite IVA, che io non capisco questo discorso qui, che non c'entra niente con l'economia, perché le aziende, prima di tutto vanno salvate le aziende che esistono, quelle vere, non le partite IVA, perché le partite IVA fasulle, tipo bar, pizzerie, tutte quelle cose che non portano economia vera, perché l'economia vera viene data dalle aziende che possono assumere personale. Se tu hai il personale che dai lo stipendio, la gente va al bar, va in pizzeria, altrimenti è solo un qualcosa che ha creato una palla, è così, che cade giù e basta. Allora anche oggi non si trova personale, e sfiderei anche qua dentro a sentire qualcuno se ha persone che ha voglia di lavorare, trovare un posto di lavoro, gente non ne trovi, specializzata non ne trovi, e si parla sempre, si vedono i sindacati che vanno a scioperare ancora, invece di dire forse abbiamo sbagliato noi che abbiamo distrutto tre quarti delle aziende italiane, le abbiamo distrutte noi con le nostre cazzate ideologie comuniste che non servono a niente, no? E non abbiamo salvaguardato i posti di lavoro insegnando alla gente cos'è il posto di lavoro. Quando io vedo la gente anche del mercatone, uno lì che sì, si lamenta, mi viene da piangere, io dico ma quando io entravo nel mercatone uno dicevo ma questa gente qua sa che deve, quando è sera questo negozio deve guadagnare soldi? Non mi fregava niente di niente dietro. Le persone se ne sbattono, la gente bisogna cominciare a pagarla per quello che fanno. Stipendio minimo, alla sera c'è il risultato, hai il tuo stipendio che viene raddoppiato, altrimenti ti prendi il minimo perché non fai niente perché l'azienda sta in piedi, no? Quando noi sentiamo parlare, non so, che quando è arrivata l'IKEA, lo sentivo quando una sera, mi sembra anche qua, che abbiamo perso l'occasione che arrivasse a Verona l'IKEA. Mamma mia che roba! E cosa serve? Quando è arrivata lì che ho detto chiuderà il mercatone 1, io da ignorante, no? Perché è normale, arriva una potenza così, che quei negozi più o meno simili li distruggi. E allora non è che creiamo richiesta, creiamo capannoni, no, tutte queste schifezze che distruggiamo il territorio per fare cosa? Per vendere cianfrusaglie. Non è che vendiamo tecnologia, no? Allora, le ridò la parola tra poco, vediamo, sentiamo ancora Tolmezzo, Lucio, siamo di nuovo con te, con voi. E allora direttore, ci siamo spostati, abbiamo lasciato la caserma Cantore, grazie all'autista Marco Lino,
e poi al suo collega. Buonasera Domenico. Siamo arrivati in centro con questa magnifica AR del 1951. È un restauro meraviglioso, poi ve la facciamo vedere meglio. Però con Fabio Verini adesso noi montiamo su e vi facciamo un pezzo di strada in macchina. Però se Fabio ci riesce, magari aiutato da Paolo che si alza un attimo, facciamo vedere com'è già in questo momento. Ecco, facci vedere. Facciamo vedere com'è in questo momento. Conegliano, perché no? Quelli di Conegliano, perché no? E siamo qua in diretta su Focus con il direttore Bacialli. Allora, guardate qua, già è già festa, pur essendo venerdì. Ed è solo un assaggio, diciamo, di quello che capiterà domani e poi naturalmente dopodomani. Siamo in centro storico, siamo in una zona per il momento che non fa parte della sfilata, ma adesso noi montiamo, adesso Fabio si risiede, bravo, lo aiutiamo perché è giusto, è quello che sta facendo maggiore fatica, direttore, te lo dico, per cui magari dopo dovremo gratificarlo in qualche maniera. E con l'autista montiamo su in questa magnifica R, e mi sembra di essere tornato indietro di 40 anni quando facevo il capomacchina, e poi cominciamo questo giro. Allora direttore, la cosa importante, con noi abbiamo anche uno degli organizzatori che ci racconta come questa città sta accogliendo gli alpini per questa adunata triveneta. Ma questa, come dicevo prima, è una città alpina, quindi è come accogliere il Triveneto, va da sé. È una città piccola, quanta gente fa? Quanti abitanti? 10.000 abitanti con tutte le frazioni, quindi è una città molto piccola. Qui sono previsti 30.000 persone, poi dopo quello che noi abbiamo raccontato e tutti quelli che vorranno venire a vedere la Cantore. Ma da statistiche si parla di circa 20.000 alpini che sfileranno, circa 12.000, però se mette gli accompagnatori, i familiari e tutto, si arriverà ben oltre i 30.000. Comandante, cosa dice? Ingraniamo la marcia? Andiamo avanti. Ingraniamo la marcia piano piano, attenzione, perché noi andiamo a passo d'uomo, anzi a passo di mulo, perché tutto sommato forse l'aereo è un po' il nostro mulo, no? Allora, intanto conosciamo un po' di più. No. Allora, mi raccomando, continui a guidare. Lei fa, diciamo, il suo incarico, era il conduttore, giusto? Conduttore, esatto. Che anno? 2004. L'ultimo anno di Naia. Ultimo anno, cioè, proprio l'ultimo treno. L'ultimo treno. L'ha ritenuto un'opportunità o una fregatura? L'opportunità e insegnamento di vita soprattutto. Ecco, cosa le ha insegnato? Stare con gli altri e portare soprattutto rispetto a colui. Perché questa, beh, è una cosa che tutti quando si è ragazzi si fa un po' fatica, no? Sì, ma purtroppo i giovani di oggi non hanno più rispetto per i vecchi e quello è male, soprattutto per gli anziani che hanno fatto la guerra per noi, sono morti per noi, ma purtroppo questa gioventù non porta più rispetto i loro che sono morti per noi. Guarda direttore, questa città che è già preparata, adesso ti ripeto, noi non siamo come dire, nel momento della zona di sfilata, però vedi che i tricolori ci sono, la gente passeggia, siamo ancora a venerdì, domani sera sarà ancora più, come dire, più importante la presenza degli alpini. Andiamo un po' più avanti perché magari riusciamo a vedere un po' più velocemente, perché vorrei cominciare l'inizio della sfilata in una serata davvero fantastica per un centro storico come quello di Tolmezzo, che insomma anche solo come potremmo dire in termini architettonici vale la pena vedere. Fabio, guarda questa infilata sulla destra, è bellissima, sono passaggi davvero unici questi che ci riportano proprio un'architettura davvero particolare. Qui la gente si sta organizzando, è una serata davvero di festa per tutti quanti e noi piano piano ci stiamo avvicinando verso quello che è il percorso della sfilata per questa città. Guardate, Fabio, guarda sulla sinistra, Cristina e Laura. Guardate, salutano gli alpini con grande affetto e questo secondo me già racconta da sola questa scritta, questa bandiera, questo tricolore, il, come dire, l'abbraccio di questa città. Guardate i palloni colorati, le bandiere fuori, proprio si sente questo spirito positivo che accoglie. Scusa se ne interrompo, stimolo meglio di Milano, perché Milano purtroppo quest'anno, mi dispiace dire, quando c'era questo. E benvenuto agli alpini a Milano, purtroppo mi dispiace, non era bello così. Senta comandante, ma secondo lei, lei che insomma rimane sempre comandante uno, no? Ma lei che ha anche vissuto Milano, la differenza?
Vabbè, Milano è una città molto molto grande, quindi molto dispersiva, non c'era quell'atmosfera che si sente qua. In pratica c'era tanta gente, però alla fine era concentrata tutta tra Piazza Duomo e Castello Sforzesco. Cioè fuori uno andava la strada laterale e non c'era più nessuno, invece qua si vede proprio, si vive l'atmosfera, ciò che a Milano non c'era. Ma forse allora, e adesso che la prossima adunata è a quota zero? Vuol dire che sempre il tema andremo a fare il bagno, non lo so a questo punto come andrà. In effetti devo dire che molti alpini oggi sono presentati in braghetta corta e hanno detto siamo così al prologo per Rimini. Allora stiamo arrivando in piazza. Siamo in piazza 20 settembre, l'hanno appena rifatta, perché non era così, hanno fatto la fontana, hanno fatto la pavimentazione. Cioè diciamo che è diventato un po' il salotto di Tolmezzo. E qui anche qui Tolmezzo, Raduno Trivento, benvenuti alpini, ed è, devo dire, particolare. Direttore, se ritieni io ti restituirei la linea per riprenderla più avanti in un altro tratto dello sfilamento che ci sarà domenica mattina. Grazie Lucio, grazie molte. Non so se erano a bordo di una vecchia Willys o di una campagnola, ma certo viaggiare su una giù con i nostri mezzi adesso, con le tecnologie di oggi, si può salire su un mezzo e andare avanti e fare un collegamento in diretta, cosa che non si poteva fare fino a qualche tempo fa, perché bisognava avere l'unità mobile, il camioncino, il padellone. Invece adesso è molto più semplice, questo è merito anche dei nostri editori che ci hanno forniti di queste sofisticatissime tecnologie. Allora scusi, torniamo a... Guardavo anche in grado di sicurezza di quel mezzo, no? Certo, una cosa pazzesca se guardiamo, no? Oggi non potresti neanche guidare una roba così, no? E, niente, io anche volevo un po' allacciarmi gli alpini, no? Vedevi, anche i nostri ministri spesso manca l'umiltà, no? Allora, un alpino quando vai, sei una burba, diciamo, no? Ecco, io sono stato burba, l'alpino si diceva in un altro modo, ho sentito prima che non lo sapevo. E alla fine un ministro, quando sei all'inizio, sei una burba, e quindi se tu non ti attorni di persone capaci, che devi già, ancora prima di partire, sai che se diventi ministro devi avere delle persone capaci che ti possono aiutare a crescere, ma devi avere dietro di te delle persone che conoscono. Nel caso adesso diciamo di Toninelli, vieni qua a Venezia e vuoi mettere in dubbio la capacità di Zaia e di Brugnaro, cioè io dico, almeno stai zitto, no? Allora Marghera, dicevamo, c'era già il nostro Pier Cardin che voleva sistemare Porto Marghera, no? Voleva fare questa cosa meravigliosa, no? Luminosa, e dopo è andato tutto buttato via, no? Sì. Quindi quando io dico, se tu sei un ministro, sei il ministro delle infrastrutture, sei il ministro dei trasporti, sei il ministro di qua, sei di là, attorniati delle persone capaci, perché sennò facciamo la fine del Mose, cioè abbiamo tutte queste schifezze fatte da ignoranti, puzzolenti, che una volta i romani, i veneziani hanno dimostrato al mondo cosa sono stati capaci di fare, e questa gentaglia qua ha distrutto tutto. Ecco, io vorrei solo dire, fermarmi qua perché mi viene già allora il fumino. Appena Tocchetto, la Lega e il compito dei 5 Stelle, ma secondo lei questo governo andrà avanti, riuscirà a trovare comunque, adesso oggi si stavano scontrando su Radio Radicale, uno scontro non da poco, e sulla RAI, perché i 5 Stelle dicono è uno scandalo che Radio Radicale venga finanziata con 3 milioni l'anno. Io devo dire che ci sono pochi altri casi in cui ci sono delle cifre di queste dimensioni, quando tante radio private e tante testate ricevono delle briciole, insomma 3 milioni l'anno non sono noccioline. Comunque, insomma, su questo, anche qui 5 Stelle dicono una cosa e la Lega dice l'opposto. Il PD, no? E la Lega, da quel punto di vista lì, Radio Radicale l'hanno aiutata, avrei anch'io votato a favore, insomma, comunque fa un servizio pubblico. Subito dopo le elezioni europee sembrava abbastanza chiaro anche dagli editoriali dei vari testate nazionali che si sarebbe votato a settembre, però penso e ricordo, lo avevo già raccontato in questa trasmissione, un bel editoriale sul Corriere della Sera che diceva ma molti di questi poi dovrebbero andare a casa, non avrebbero un lavoro, per cui terranno duro. E io penso che sia un po' così, cioè che alla fine non si andrà a votare a settembre-ottobre,
probabilmente si aspetterà il prossimo anno, a meno che non si vada nella tornata delle regionali, perché ci sono 2020, regioni importanti, 2020, compreso il Veneto, e anche qualche comune importante in Italia, e mi pare si voti a Venezia, quindi ci sono situazioni nelle quali sarebbe difficile andare a fare un nuovo governo. E poi un nuovo governo con chi? Bisogna vedere, perché anche le elezioni europee hanno dato una forte spazio alla Lega, ma la Lega è al 34%, dovrebbe trovarsi degli alleati. Chi si trova? Forza Italia oggi è nel caos, addirittura il Totti Berlusconi ormai sono ai ferri cortissimi, non si parlano più. Forza Italia al 5-6%, massimo 8%. Berlusconi ha detto il nominatissimo chiede democrazia, riferendosi a Totti, che fa adesso al 10%. Berlusconi basta, vada in pensione. Per cui se si andasse a votare, insomma, la Lega non è che ha un 45%, 50% che può votare da solo, e io dico per fortuna che può, diciamo così, governare da solo, per cui i numeri non ci sono, di fatto non ci sono veramente, e quindi io penso che non si andrà a votare. Tra l'altro, però, il vero nodo rimane quello di ottobre, cioè di capire se queste ventate lettere che l'Europa ci dovrebbe mandare, se arriveranno o non arriveranno, o se questo comunque comporterà una manovra economica pesante per le nostre tasche. Però che questo governo stia in piedi proprio con lo sputo, come si dice, l'ha dimostrato proprio Venezia oggi, cioè nella stessa città, alla stessa ora, Centinaro Lega, ministro delle politiche agricole e turismo, va contro Toninelli, che alla stessa ora e nella stessa città è a Venezia. Centinaro incontra il sindaco di Venezia, Toninelli non lo incontra, ed entrambi hanno due posizioni diverse sulle questioni delle navi, e questi sono ministri che siedono sullo stesso tavolo. Non si è mai visto un così grande scollamento delle stesse forze politiche che governano un paese. E poi chiudo dicendo, ma Di Maio chi l'ha visto? Di Maio non si sente più dall'Europa, è sparito dai radar, non si sente più, non parla più, e quindi io penso che ci sia un grave problema all'interno dei 5 Stelle, ma la Lega non ha una tale forza da poter in qualche modo essere così caparbia neanche nel chiedere le elezioni anticipate, perché, ripeto, poi dovrebbe governare con dei numeri, ma i numeri, stando anche all'Europea di 15 giorni fa, non ci sono. Non ci sono. Allora, prima di tornare da Vittorio Zanini, vediamo appunto Centinaio a Venezia, che parla di navi e anche di autonomia, vediamo. Grandi navi a Venezia, sì alla soluzione già approvata dal comitatone. A dirlo è stato il ministro al turismo Gianmarco Centinaio, ospite al Lido di Venezia, al convegno promosso da Cassa Depositi e Prestiti e TH Resort sul futuro del turismo in Italia. Si consuma così l'ennesimo strappo nella compagine giallo-verde di governo. Il ministro Centinaio dice cose diverse rispetto a quelle pronunciate nelle stesse ore in laguna dal collega ministro pentastellato Danilo Toninelli. Il titolare del Dicastero del Turismo sposa il passaggio delle grandi navi per il canale Vittorio Emanuele. Ecco una fotografia sulla situazione del turismo in Italia e sul progetto appena presentato. Si parla di un progetto di turismo di qualità, di livello, imprenditori importanti, TH Resort, Club Med, Cassa Depositi e Prestiti, vuol dire far lavorare, per quanto riguarda la realizzazione di questo progetto, far lavorare tantissime persone, e poi a progetto realizzato altrettanti giovani che vogliono fare del turismo la loro professione. Contemporaneamente verrà lanciata la prima università del turismo importante nel nostro paese. Poi il ministro si è espresso sull'autonomia del Veneto. Il turismo è materia esclusiva delle regioni. L'autonomia del Veneto potrà, come quella della Lombardia, visto che io arrivo da Pavia, e quella dell'Emilia, potrà dare, secondo me, una marcia in più alle regioni, in modo da permettergli di avere gli strumenti per fornire servizi ulteriori a tutti quei turisti che verranno in questa regione. Perentorio il ministro sulla necessità di arrivare al più presto alla soluzione. Se non si va, si... E questo è già un ultimatum. Servizio Lorenzo Maier. Allora, dottor Zanini, si era molti pensavano che dopo il voto delle europee l'Europa sarebbe cambiata, no? E sarebbe cambiata anche repentinamente. Invece
almeno in questa fase vediamo che l'Europa è la stessa, cioè la stessa aggressività, le stesse risposte, lo stesso scontro col nostro governo, no? Non è che sono cambiati i toni, non sono cambiati nemmeno gli ingranaggi, i meccanismi, i vertici. Se poi cambierà in qualche modo o resterà dominante l'Europa così, quella che i sovranisti volevano sconfiggere? Io credo che rimarrà imperante quell'Europa lì, purtroppo, un'Europa costituita dal PPE, dal PSE, probabilmente dai liberali e dai verdi, perché quando qualcuno si sente mancare la sedia sotto è chiaro che è disponibile a fare i compromessi con chi sia, con chi che sia, non per insegnare a Salvini assolutamente, però in previsione che in Italia si possa andare a un governo ipotetico di centrodestra, piuttosto che far parte ad ogni costo, in ogni caso, della cosiddetta coalizione dei sovranisti, io confesso che un tentativo lo farei come Lega a livello europeo, con il Partito Popolare, traghettatore, perché no, non scandalizzatevi, Silvio Berlusconi, perché con la forza che attualmente ha la Lega in Italia, che rasenta il suffragio, forse anche più, che ebbe la Democrazia Cristiana per 50 anni, non può un partito come la Lega, che è riuscita a sovvertire in Italia lo status quo. A Trento, quando per 40 anni ha governato la sinistra con Fugatti, in Alto Adige, mollando Forza Italia, che è una palla al piede con la Biancofiore, una palla al piede con la Biancofiore, e facendo l'accordo con la Sud Tirol e il Volkspartei, in Emilia Romagna, con la dove non riuscì neanche la mia democrazia cristiana, eccessivamente prolube nei confronti dell'allora Partito Comunista, impossessandosi di città importanti dopo la Lombarda, Sesto, San Giovanni, che sono Ferrara e Forlì. Come può un partito che in questo momento è in grado di soddisfare persino le esigenze degli operai considerarsi fuori in Europa, con una visione secondo me eccessivamente ingabbiatrice com'è quella del sovranismo? Non serve rivendicare alcuni titoli strettamente italiani sempre e comunque, che peraltro rivendico anch'io. Ad esempio, io avrei piacere, lo dico di fronte a tutti, che gli assessori che fanno parte dell'esecutivo di Treviso, siano essi uomini o donne, indossassero sempre la fascia tricolore e cantassero l'inno nazionale. Mentre c'è invece chi anche a Treviso non lo farebbe mai, sembra vergognarsi della fascia tricolore, nel momento in cui, magari insegnando la storia a me, che ho sacrificato due prozii sulla battaglia del Piave di Caporetto e due cari cugini uccisi dai nazifascisti a Venezia,
dobbiamo rivendicare sempre la fascia tricolore, dobbiamo rivendicare sempre la nostra identità, dobbiamo orgogliosamente cantare l'inno d'Italia grazie agli alpini che rivendicano i fondamenti della nostra civiltà, ma può darsi benissimo che a livello europeo, con la forza che sta esprimendo in Italia la Lega, sia necessario andare ad una conveniente coalizione, così come ha fatto Orban fino ad ora, per incidere quello che non potrebbe mai fare la coalizione sovranista nel momento in cui è assoluta minoranza. Volevo aggiungere sotto il profilo più pratico, si aveva tentato, ha detto benissimo l'imprenditore, io gli ho fatto nascere la nipotina a Pierre Cardin, so tutto di quella vicenda là, aveva deciso di investire tutto su Venezia prima che ma lunga vita al maestro Pierre Cardin, ma voi non sapete quello che hanno dovuto subire lui e la sua famiglia pur di andare avanti con quella bellissimo, con quel bellissimo progetto che fece Rodrigo Basilicati, il caro Rodrigo Basilicati, il suo erede, quello che sarà il suo erede. Perché Orsoni non si accontentò che persino loro si dessero disponibili a fare la bonifica di Marghera in quel sito là, ma dovevano pagare anticipatamente oneri di urbanizzazione che superavano i 30 milioni di euro senza probabilmente nemmeno avere le concessioni per poter partire. E l'ultima annotazione fu quella per la quale questa torre, il Paralumier, sarebbe andato a offendere lo skyline di Venezia, quando invece si consente proditoriamente, pervaticamente, di offenderlo con le navi che passano attraverso il canale della Giudecca. E concludo dicendo, così come Renzi è caduto sul tema del referendum perché voleva contemporaneamente fare la riforma costituzionale e la riforma elettorale, alla stessa stregua capiterà, non si preoccupi, anche se io sono profondamente addolorato, non per loro, ma per quello che sta capitando alle imprese, lo stesso fatto accadrà, e mi fa piacere che anche il Partito Democratico se ne renda conto. Accadrà al Movimento 5 Stelle nel momento in cui rivendicano la loro capacità con reddito di cittadinanza, il decreto dignità, di salvare gli investimenti in Italia, quando i fatti invece dimostrano che prioritariamente andavano sostenute le imprese e le famiglie. Tra l'altro ricordo che subito dopo aver bocciato quella, la torre di Pierre Cardin, è stata costruita un'altra a Mestre che è anche molto più alta, quindi lì non c'è, evidentemente lì problemi di skyline non ce n'erano e non ce n'erano altri, per cui sono scelte sempre anche un po' politiche, no? Come abbiamo detto ieri per una sentenza che riguardava Unichini, no? Vabbè. Lasciamo stare. Allora, De Gann, sì, sostanzialmente tutte considerazioni condivisibili. Come Grande Nord non possiamo che ricordare che il 21 giugno è il penultimatum dell'autonomia. Speriamo di riuscire ad arrivare a un dunque, passando una fase intermedia che è il 17, lunedì 17, dove i veneti, studio Confapi, si troveranno a versare i primi 5 miliardi di euro di tasse. Allora probabilmente se noi iniziassimo a trattenerci il nostro residuo fiscale, forse le grandi navi a Marghera le potremo portare su un qualcosa di imperioso che valorizzi sicuramente Venezia. Quindi sta il governo settembre, ottobre, con le regionali 2020, l'autonomia. Noi veneti, io veneto, come tutti noi veneti, ci siamo espressi in un referendum, abbiamo avuto l'ultimatum, il penultimatum, il triultimatum. Il 21 giugno lì il governo nella sua interezza
e leggo oggi sui giornali dell'ulteriore iniziativa spinta anche da Dario Bonda di Forza Italia con la Stefani, che hanno incontrato nuovamente i 5 Stelle ministri per capire cosa di frena sull'autonomia eccetera. Il 21 giugno ha detto Salvini avremo l'autonomia. È che il 21, qualcuno ironizzava in questi giorni che il 21 porti male, per cui consigliava di spostare di qualche giorno, però l'autonomia sicuramente è una soluzione anche per i problemi di Venezia, del Veneto e delle regioni che devono acquisire sempre di più un ruolo centrale nella gestione delle proprie risorse. Allora, ricordo anche il 24 giugno, data importante per i giochi olimpici invernali del 2026, ci sarà una riunione del CIO, si sta muovendo l'erede al trono svedese, cioè la figlia dell'attuale re, che è molto considerata e ha molti rapporti con tutte le teste coronate d'Europa e del mondo, e sapete che nel CIO ci sono tanti paesi dove ci sono dei, appunto, dei signori di sangue blu che possono poi, insomma, coalizzarsi e minacciare la candidatura italiana. Però rimane il grande ottimismo di Malagò, del presidente Zaia, insomma, è sicuramente favorita la candidatura Cortina-Milano, vedremo però, sono giorni molto, molto importanti. Allora, io direi andiamo in pubblicità, sono le 22.41, torniamo e riprendiamo da Giganti e da Miatello. A tra poco.